Bene, in questo capitolo parleremo di agate dendritiche, che sono un gruppo molto popolare di agate. Nella nostra classificazione è un tipo di agate con inclusioni e in genere sono agate non bandate, in cui queste inclusioni sono in genere posteriori alla solidificazione dell'agata, però c'è un gruppo di dendriti che si formano anche durante, quindi prima della solidificazione. Ecco, le dendriti di manganese le abbiamo divise in primarie e secondarie. Primarie sono delle dendriti tridimensionali che hanno l'aspetto di dendrite e che crescono dentro il calcio idoneo quando era ancora allo stato colloidale. Quindi sono primarie nel senso che sono coeve alla formazione del calcio idoneo. Quelle secondarie sono una struttura che si forma nel calcio idoneo già solidificato nelle fessure beanti. Queste fessure possono essere i giunti fra le bande, quindi sia fra le bande orizzontali che fra le bande concentriche, ma anche altri tipi di giunti. Questo tipo di dendriti sono molto comuni in molti minerali, in molte rocce, e si formano in maniera un po' ubiquitaria, in teoria in qualunque corpo che abbia una fratturina dove possa entrare il manganese, mentre quelle tridimensionali sono esclusive dell'opale e del calcedonio. Sono dendriti, si chiamano dendriti apposta dal latino dendron, che vuol dire albero, quindi con forma di alberello, e sono composte dal psilomelano, che è un gruppo di minerali del manganese, ossidi di manganese, in cui qui ne ho elencati alcuni che sono i più comuni, con dei nomi abbastanza complicati, in realtà molto difficile da distinguere uno dall'altro, quindi si usa il termine generico dendriti di manganese o psilomelano. Ecco, le dendriti secondarie, quelle più comuni, sono comuni a molte rocce, spesso si trovano nei giunti di strato fra i calcari, questi sono i famosi dendriti del calcare di Solenhof in Germania, dendriti nel quarzo sono molto usati in gemmologia per tagliare belle pietre, quindi queste si formano nelle fratture del quarzo. Questo è una dendrite un po' particolare, si forma dentro la calcite sui piani di sfaldatura, quindi anche questa è una dendrite secondaria, però utilizza un piano cristallino del cristallo. Poi ci sono quelle primarie che possono essere nell'agata o le abbiamo viste in alcuni diaspri che hanno sopportato una riplasticizzazione, insomma si sono riammolliti e hanno sofferto una reazione alcalisilice, per cui in un contesto alcalino il diaspro da duro perde un po' di consistenza, diventa più colloide, e in questa fase possono entrare dei liquidi che creano delle dendrite tridimensionali. In queste agate vediamo che seguono le fratture, e queste sono quelle famose del Kazakistan. Sono dei grossi noduli in cui in tutte le fessure è entrato il manganese e poi si è cresciuto e ha formato questi alberelli dentro il calcedonio. Anche in questo caso il calcedonio era molle. Le dendriti secondarie, quelle più famose sono quelle dell'India, quelle del giacimento di Banda, è un giacimento che sta un affluente del Gange, e queste dendriti sono molto belle, molto famose, perché si formano in delle agate a bande orizzontali, quindi sono piane. Il bello è che si possono tagliare dei cavoscio o delle pietre di grandi dimensioni in cui l'albero è tutto disteso sul piano orizzontale, mentre se si formano su delle bande
grande concentriche avrebbero una forma complessa e non sarebbero adatte a pietre di grandi dimensioni. Questa è una fetta abbastanza grande, sopra i 20 cm, e vediamo che l'albero parte da una fessurina. Questi partono addirittura dai bordi, quindi non c'è necessità di fratture. Ovviamente se c'è una frattura viene sfruttata per drenare le soluzioni, però poi si sviluppa all'interno del giunto fra le due bande. Questo è un altro campione di band dell'India, questo è un cabochon. Qui vediamo che sul piano orizzontale dove sta steso tutto l'albero e la soluzione è entrata lungo questa frattura e poi si è sviluppata in entrambe le direzioni. Le dendrite in due dimensioni sono tutti pezzi unici perché c'è un solo disegno in ogni giunto di strato, mentre quelle in 3D si possono affettare e quindi hanno meno valore in quanto da ogni campione si possono produrre numerose fette molto simili, quindi numerosi cabochon tutti uguali. Questi sono ancora dei campioni dell'India, sono molto apprezzate quei campioni con le dendriti molto fini che manifestano tutta la loro bellezza in trasparenza, o quelle con due colori. Spesso i campioni hanno anche degli ossi di ferro e quindi si possono vedere delle doppie colorazioni. Qui ci sono ancora dei campioni da collezione, vediamo che le dendriti partono quasi sempre dai bordi esterni. Questo invece è un campione un po' particolare che sviluppa tutta la dendrite a partire da un punto, quindi c'era un pochino, un tubino dal quale che drenava la soluzione, poi da lì si è sviluppato tutto questo strano fiore. Ecco, queste sono invece le dendriti del Brasile, sono state usate anche queste molto in gioielleria, però queste sono adatte alla creazione di pietre piccole perché si sviluppano sui giunti fra le bande concentriche, quindi c'è un deposito che dà delle belle dendriti, però questi campioni in genere sono piccoli. Vediamo, questo è un campione abbastanza piatto, però la maggior parte di queste agate obbligano il tagliatore a tagliare dei freeform di piccole dimensioni. Altri depositi che sono stati sfruttati per la creazione di cabochon con dendriti sono queste chiamate copco nel nord della California, che si trovano nella zona di una grande cooperativa di bestiame che prende questo nome dalla società proprietaria del terreno, ed ha delle belle dendriti di piccole dimensioni anche queste su delle superfici curve associate alle bande concentriche. E molto belle, ma anche questi molto piccoli, sono quelli nei limcast, cioè dei calchi di legni fossili del Cricket River nell'Oregon. Le dendriti sono molto nette, molto belle, l'agata e il calcedone leggermente di colore giallino, però anche queste sono in genere piccole. Piccolissime invece sono le sweet water, sono queste agatine che si trovano nel Wyoming, molto abbondanti, però anche queste sono di piccolissime dimensioni. Si formano in questo caso le dendriti sul bordo esterno. Queste sono delle belle dendriti di Madagascar, anche queste in genere sul bordo esterno di grossi noduli d'agata, per cui sono un po' complicate da tagliare per la creazione di gemme. Le dendrite primarie, senza dubbio le più famose, sono quelle del Kazakistan, che hanno dato campioni di eccezionale bellezza, soprattutto perché venivano tagliate da un famoso tagliatore locale che creava dei cabochon di grandi dimensioni con una curvatura molto bassa e una lucidatura stupefacente, perfettissima, per cui c'è stato sul mercato per anni una grande abbondanza di questi cabochon molto belli che adesso sono diventati rarissimi. Vediamo che questo pattern, che è tridimensionale, dà modo di
di creare vari cabochon tutti identici, per cui io so che esistono in circolazione altri 4-5 cabochon completamente identici, con magari il sole un po' più piccolino e l'albero un po' diverso. Anche in questo caso vediamo qui le dendriti che sono tridimensionali, che però vengono a sfruttare le fratture dell'agata. Altre agate tridimensionali molto famose sono quelle dell'agata montana, che qui vediamo in alcuni campioni e vengono molto usate nella gioielleria americana. E queste in genere sono di piccole dimensioni, considerate molto rare quando sono un po' più grandi e molto costose. Invece, dendriti di tre dimensioni, di depositi che danno abbondanti dendriti, sono quelle del Robinson Ranch dell'Oregon, da cui sono stati tagliati i cavo, sono bellissimi. Il calcedonio è molto limpido, con queste macchie rosse. E qui il campione si presta molto a tagliare molti cabochon da uno stesso campione. Questi dendriti li abbiamo già visti nel capitolo dei plum, perché è una varietà di plum. Quindi qui stiamo un po' uscendo dal seminato, però diciamo che una volta tagliato, questo è una dendrite. Ecco, anche qui altri campioni che abbiamo già visto per le plum, di aspetto molto simile alle dendrite. E alcuni materiali che sono degni di menzione, che però sono più dei diaspri che delle agate, sono l'amethyst sage, che è un materiale del Nevada che dà dei bellissimi paesaggi con dendriti arborescenti, e su un materiale viola, però il materiale è un'agata diaspro. E queste agate paiute, che danno delle strane dendriti di strane forme, con queste colorazioni di fondo bellissime, questo è un materiale abbastanza raro. E anche questo è un diaspro agata, cioè è un diaspro che ha subito una forte riammollamento, e quindi ha avuto dei processi di trasformazione in calcedonio abbastanza spinti. Questa è un'agata dendritica dell'Arizona, anche questa è tridimensionale, e così un po' per chiudere l'argomento.